Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi con noi Tonino. Tonino ha 74 anni. È arrivato alla nostra attenzione con una malattia di Laperoni molto molto severa. La malattia di Laperoni è una malattia che colpisce la tunica albuginea dei corpi cavernosi, deforma il pene e lo piega molte volte, come nel caso di Tonino, a 90 gradi. Abbiamo effettuato 8 mesi fa un impianto di protesi peniena idraulica tricomponente. Tonino oggi è qui per raccontarci brevemente la sua storia e poi per raccontarci, per testimoniarci come si sente e come sta oggi. Come stavi prima dell'intervento? Qual era la tua condizione? Beh, la condizione era penalizzante, come del resto, non avendo più la possibilità di avere rapporti, perché a quel punto avevo rinunciato e facevo male a me stesso e oltre alla mia partner, perché non potevo penetrare assolutamente. Come era piegato il pene? Ce lo fai vedere? Era piegato così, a 90 gradi, proprio, e non poteva entrare, insomma, ci rendiamo conto, insomma, così non è possibile, con tutta la buona volontà, ma insomma, a quel punto uno rinuncia, ma io mi sentivo ancora di poter dare qualcosa sensualmente, desiderio lo avevo, e quindi ho provveduto, ho trovato delle soluzioni, e appunto il dottor Antonini mi ha salvato come uomo, perché oggi io ho tutto quello che avevo quando avevo 30-40 anni, pene dritto, bello dritto, duro, e che il che insomma è un piacere anche per la partner, ma anche per me stesso, perché avere un rapporto dove la donna è felice, è contenta, e sono felice anch'io, perché non sono egoista, insomma, a me non sono di questa specie. Quindi a questo punto io oggi mi sento come prima. L'orgasmo che ho è come l'altro, come ai 40 anni, ai 30 anni, 40 anni, e non è cambiato nulla. L'erezione, devo dire che quando vedo una donna per la strada, insomma, qualche cosina mi si muove, perché mi sento adesso di essere tornato indietro nel tempo. Infatti il dottor Antonini mi ha regalato 40 anni circa, e sono tanti, e chissà per quanto tempo potrò esercitare la mia funzione di maschietto. Però devi stare attento al cuore, perché il cuore è un'altra cosa. Sì, non esagerare. Fortunatamente non ho patologie di nessun genere, godo un'ottima salute generale, e quindi certo è ovvio che non posso fare Schumacher quando ho una bicicletta, no, io ho una Ferrari, me la devo gestire bene, perché deve durare nel tempo. Senti, lo rifaresti questo intervento? L'intervento lo rifarei certamente, visto il risultato che ho avuto, è certo che lo rifarei, perché ripeto, sono rinato sessualmente, è ovvio che per noi maschietti, insomma, è una cosa essenziale. Io vedo, ho tanti amici che delle volte più o meno alla mia età mi dicono ma pensi ancora a queste cose? Io ci penso sì, perché fino che c'è vita c'è la speranza, e fino che sei in vita devi essere un maschio. Certo, poi dipende dalla propria volontà, e questo è importante. Io ce l'ho la volontà, e che mi si è ringiovanita grazie al dottor Antonini. Bene Tonino, sono molto contento di questo, sono felice. Quello che vogliamo fare noi è riportare i nostri pazienti che hanno un deficit erettile, che oltre ad essere una malattia funzionale è anche una malattia emotiva, psicologica, riportarli in uno stato di salute psicofisica eccezionale. Tonino, quando è arrivato qui, sembrava veramente più vecchio di 10 anni. Adesso io lo vedo, sembra, a Roma si dice, un pischello, quindi sono molto contento di questo, lavoriamo per questo, continueremo a farlo per tutti i nostri pazienti. Vi saluto, grazie Tonino, e grazie. Ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis. Grazie a tutti e grazie a lei, dottor Antonini.